Partendo dal colore più chiaro, andiamo ad avviare il nostro lavoro con il nodino iniziale. E 3 catenelle, una, due e tre. Andiamo a lavorare il primo giro a punto base tunisi. Entriamo nella seconda catenella a partire dall'uncinetto, estraiamo la nostra asola. Andiamo nell'ultima catenella prendendo tutte e due le asoline ed estraiamo l'ultima asola. Andiamo a fare lo scarico, la prima solina singolarmente, le successive e fino alla fine del rigo, due alla volta. Questo è il punto di margine che al momento non andrà lavorato. Adesso andremo a fare un giro tutto di aumenti lavorando negli spazi e nelle verticali. Quindi entro nello spazio ed estraggo il punto. Vado nella barretta verticale centrale, estraggo un altro punto. Vado nello spazio, entrando sotto, vi faccio vedere, vedete? Questo è lo spazio. Entro sotto le catenelle superiori e tra le due barrette estraggo il filo. Vado a lavorare adesso il punto di margine entrando in entrambe le asoline e quella frontale e quella retrostante. Estraggo e vado a fare il giro di scarico. La prima singolarmente, le successive due alla volta fino alla fine del rigo. Se volete fare pratica con il punto base tunisi, trovate il tutorial sul canale nella playlist dedicata alla tecnica tunisina. Partiamo con il terzo giro e dal terzo giro in poi l'aumento lo faremo solo a fine riga tra la terzultima e penultima maglia del giro. Il punto di margine non viene lavorato, quindi entro nella barretta verticale, questa subito dopo il punto di margine, ed estraggo la mia solina. Questa è anche la terzultima barretta, quindi entro nello spazio e vado a lavorare l'aumento di fine riga. Vado a lavorare il punto sulla barretta verticale successiva e il punto di margine lo lavoriamo come siamo solite fare, entrando in tutte e due le asoline e quella frontale e quella retrostante ed estraggo la solina. Andiamo ad effettuare lo scarico allo stesso modo dei giri precedenti e come si fa per il punto base tunisi. Partiamo con il giro successivo, l'aumento lo faremo sempre tra la terzultima e penultima maglia della riga, quelle centrali le andiamo a lavorare normalmente, entriamo nella barretta verticale ed estraiamo il filo, vado in quella successiva, estraggo, entro nello spazio per andare a lavorare l'aumento, nella barretta per estrarre il penultimo punto, nel punto di margine per lavorare l'ultimo. Vado ad effettuare lo scarico e continuerò per la prima sequenza fino ad avere 10 giri lavorati. Se dovete contare i giri, potete fare in questo modo. Vedete che sulla parte destra iniziale si viene a formare una catenella e andiamo a contare 1, 2, 3 e 4. Abbiamo lavorato il quarto giro.
Ho terminato la prima sequenza lavorando i miei 10 giri. Vedete che si incomincia a delineare la forma curva dello scialle. Gli aumenti dal terzo giro in poi li facciamo sempre tra la terz'ultima e penultima maglia di fine riga. I punti di margine iniziali e finali vanno sempre eseguiti allo stesso modo. Quello iniziale non viene lavorato, mentre quello finale si entra nelle due catenelle che compongono il punto stesso per poi estrarre la solina. L'aumento che abbiamo lavorato per questa sequenza si chiama aumento decorativo. Anche di questo trovate il tutorial sul canale decorativo perché entrando nello spazio e non nel punto, si viene a formare una sorta di buchino, vedete? Vi faccio vedere adesso la diminuzione multipla per andare a creare la frastagliatura e lo facciamo a inizio dell'undicesimo rigo. L'undicesimo rigo tra una sequenza e l'altra sarà il giro di assestamento. Sull'uncinetto abbiamo una solina che corrisponde al punto di margine, quindi entriamo nel punto successivo, estraiamo il filo e chiudiamo l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Entriamo nel punto successivo, estraiamo l'asola e chiudiamo quella che abbiamo sull'uncinetto. Quando andiamo a chiudere i punti sull'uncinetto dobbiamo avere sempre un'asola. Se vogliamo capire quanti punti abbiamo chiuso, in questo momento abbiamo chiuso due punti, quello di margine e il punto successivo, perché il terzo lo abbiamo ancora sull'asola ed è quello dal quale ripartiremo per andare a lavorare il giro di assestamento che è l'undicesimo, quindi entro in ogni barretta verticale centrale e vado ad estrarre le mie asoline fino alla terz'ultima maglia di questa riga. Eccola qui, terz'ultima. Nello spazio sotto le catenelle andiamo a lavorare il nostro aumento, lavoriamo il penultimo punto, il punto di margine e andiamo ad effettuare il giro di ritorno. Una, poi due, fino al termine del giro stesso. Ora potete inserire una nuova sequenza adattando gli aumenti al punto di lavorazione, continuare con la sequenza a punto base tunisi o provare ad inserire il punto tunisi rovescio. La lavorazione è sempre la stessa. Il punto iniziale, quello di margine, non si lavora perché lo abbiamo sull'uncinetto, altrimenti andremmo a creare un aumento. L'aumento lo facciamo sempre tra la terz'ultima e penultima maglia, entrando nello spazio. Il punto di margine finale lo lavoriamo sempre allo stesso modo. Ogni sequenza che andrete a lavorare dovrà essere composta da 10 righe. All'inizio dell'undicesimo andrete a chiudere i punti per creare la frastagliatura. Fatto il giro di scarico dell'undicesimo giro, comincerete i 10 giri della sequenza successiva. Io vado ad introdurre il punto tunisi rovescio e lo facciamo in questo modo. Anche di questo trovate il tutorial sul canale. Io ho chiuso
due punti per dare una piccola e leggera frastagliatura, ma voi ne potete chiudere quanti ve ne piacciono, tenendo sempre conto che più ne chiudete, più dovrete lavorare per far allargare. Io ho già lavorato il mio primo giro, appunto, tunisi rovescio della seconda sequenza, e sono alla fine del giro, per la precisione, tra il terz'ultimo e il penultimo punto. Vado a lavorare il terz'ultimo punto. L'aumento lo lavoriamo semplicemente entrando nello spazio e applicando il punto che stiamo lavorando. Vado a lavorare il penultimo punto e quello di margine, così come per tutti gli altri punti che andrete ad introdurre, va lavorato sempre entrando dal dritto, così come facciamo per il punto base tunisi. Lo scarico anche del punto rovescio è uguale al punto base tunisi, il primo singolarmente, i successivi 2 alla volta. Fate il vostro esercizio, lavorate le due sequenze, la prima a punto tunisi base, la seconda a punto rovescio. Andate ad applicare le diminuzioni multiple di inizio riga, gli aumenti decorativi di fine riga e poi potremmo introdurre un altro punto. Con l'alternanza delle due sequenze che abbiamo lavorato avrete questo risultato. Io mi sono portata un poco avanti. Nel prossimo tutorial, nella seconda lezione, andremo ad introdurre un altro punto, questa volta un punto più elaborato, e io sto tranquillamente lavorando con l'uncinetto fai da me che mi sono creata per capire se questa tecnica mi potesse piacere e continuo ad usarli tranquillamente. Consultate anche le info box sotto ad ogni video e anche le playlist che trovate sul canale. C'è anche quella dedicata alla tecnica tunisina, molto ben fornita e già con tanti tutorial utili.